like a spectrum. Il premio Diomede Speciale Sport 2022 va alla Playled Canosa, presieduta da Roberto La Monaca, che al termine della stagione agonistica 2021-2022 ha realizzato l'impresa storica conquistando per la prima volta la Serie A2. Complimenti nella finale playoff giocata presso Sky Arena di Salso Maggiore Terme, trasmessa in diretta TV su Sky Sport, ha battuto lo United Pomezia. Ha concluso al secondo posto del campionato di Serie B di calcio a 5, ha vinto la Coppa Disciplina con la squadra Under 17. Benvenuto Roberto, ci vogliamo sedere un attimo e prima ti chiedo un secondo di raccontare, noi vediamo già delle immagini, allora, loro sono i campioni che stanno conquistando la promozione in questo momento, che stanno facendo? Buonasera a tutti, sono onorato e orgoglioso di ricoprire questo ruolo da presidente della società AST Canosa 5, Playled. Veramente è stata un'emozione bellissima vincere la semifinale e le finali che si sono svolte a Salso Maggiore. Ovviamente queste sono le immagini bellissime ed è stato un sogno vedere Canosa su Sky Sport vista un po' in tutta Italia e anche parte dell'Europa. Rende particolarmente orgogliosa tutta la società canosina questa splendida promozione. Ora come ci prepariamo a questa stagione impegnativissima in A2? Siamo pronti, ormai stiamo ultimando la squadra, penso che ultimeremo la prossima settimana. Siamo convinti che faremo un bel campionato e la promessa che io e i miei stretti collaboratori diremo che continueremo a sognare insieme, dai. Le promosse di solito si pensa che debbano lottare per mantenere la serie, no? Ma secondo te ci sono delle prospettive per la Playled che possono far sognare un po'? Vediamo, quest'anno il regolamento è cambiato, adesso in Serie A2 non ci sono più 5 stranieri, quindi si deve giocare con 3 stranieri, il resto devono essere tutti formati italiani, quindi sarà un campionato un po', penso, stravolto e penso sarà ricco di sorprese, dai. Quindi speriamo che la sorpresa, insomma, sia la Playled, ce l'auguriamo davvero. Grazie, allora è arrivato il momento di ricevere questo bellissimo premio e chiamo sul palco Bartolo Carbone, componente del comitato, preziosissimo per tutti noi come ogni anno anche questo, e l'assessore allo sport Antonella Cristiani, benvenuta. Allora, sentiamo due parole prima da parte tua, Bartolo, se vuoi, per la lettura della motivazione. No, sono contento di stare qui col presidente, con tutta la squadra Playled Canosa. Siamo stati insieme a festeggiare a Salso Maggiore. Lui era presente, grande Bartolo. No, era presente anche il presidente della provincia, che stasera è impegnato e ha mandato i saluti perché aveva un impegno di famiglia. E con il presidente della provincia stavamo sugli spalti a tifare la nostra squadra. Poi stare nel regno del Salso Maggiore, che stanno piangendo che hanno perso il concorso Miss Bellezza e si stanno spostando sullo sport, e loro erano ospitati nell'albergo delle Miss, ci siamo viste le fotografie insieme di tutte le Miss. È vero. Però è stata una grande festa stare lì a festeggiare anche con molti milanesi canosini che vivono a Milano e sono venuti a tifare la nostra squadra. Una grande soddisfazione, un'emozione, perché abbracciarci lì, alzare il trofeo non è da tutti, quindi per Canosa è una specialità giovane e il futsal, grazie a loro, stiamo portando Canosa ad alti livelli, grazie per tutto quello che stanno facendo, perché è una società di giovani, dal presidente al tutto lo staff, insieme al mister Lodispoto, che è il figlio del presidente della provincia, e poi abbiamo inaugurato il palazzetto e si spera di migliorare la struttura sportiva, perché per certi livelli ci vogliono delle strutture che devono ospitare anche 5-10 mila persone, quindi ci dobbiamo attrezzare per questo. Bene, complimenti. Allora, leggiamo anche la motivazione. Allora, alla Playled il premio Diomede Speciale Sport per la promozione in A2 di calcio A5. In virtù della coesione
ed unione sinergica di forze mirate a promuovere i valori dello sport e a diffondere la pratica del futsal anche in ambito giovanile, è riuscita a portare in alto il nome della città di appartenenza e anche a livello nazionale e mediatico. Complimenti Presidente e forza a Futsal Canosa. Grazie a tutti. Complimenti. Assessore, allora una grande spinta per tutto il movimento. Buonasera a tutti, buonasera Canosa. È vero, un grandissimo impulso questa promozione per tutto il movimento sportivo sì, canosino e non solo, no? Un grande risultato, credo che lo sport a Canosa abbia dato davvero motivo di orgoglio per tutti, quindi siamo felicissimi di consegnare questo premio alla Playled, quindi alla nostra società A5, questo del Canosa Calcio A5, dove praticamente insomma, questi ragazzi si sono distinti, ma non soltanto per le loro capacità ecco, sportive, ma anche comportamentali, credo sia fondamentale. Sì, va. È rimasta impressa, festeggiare insieme con le famiglie dei brasiliani, argentini, spagnoli, cioè qualcosa di... e parlavano il dialetto nostro. Cioè... Questo è stato molto bello anche perché lo sport è fratellanza, amicizia e tutto questo è merito anche loro, perché sono stati la prima società di Canosa a portare gente di altri continenti e questo per loro è un onore, perché ospitare delle persone che non conoscono l'italiano è da tutti e loro li hanno inseriti egregiamente ed alcuni si sono sposati anche a Canosa, per questo grazie al loro impegno e dedizione. Lui è uno dei primi che ha portato il futsal al Canosa. Complimenti Presidente, allora grazie, quello spirito infatti per concludere velocemente lo spirito e i valori quindi con i quali prende questo premio per la Playled. Un ringraziamento ovviamente a chi ci ha tenuti presenti e chi ci ha visto, va a tutto il comitato e un ringraziamento speciale alla Presidente del comitato Premio Domenica, grazie. Grazie, complimenti a te. Allora, come ha fatto Sofia Loren? Roberto! È vero, come veniti? Perché lui è Roberto La Monaca, il presidente. Complimenti. E quindi grazie Roberto. Gentilissima. Complimenti grazie. Roberto La Monaca, grazie di cuore anche all'assessore Antonella Cristiani e a Bartolo grazie, Carbone buonasera. Del comitato che sono stati con noi. Ricevi anche un bellissimo, buonissimo vino delle cantine di Omede, omaggio floreale all'assessore e grazie. Una ricerca e una raccolta di ricette canosine. Complimenti davvero. Grandi, grazie. Grazie, buonasera. Grazie, complimenti, grazie Bartolo, grazie ancora, grazie. Look at you. I can speak to you.